gossip di Tina Cipollari sale sul trono, l'opinionista siederà vicino a Gemma. Arrivano delle importanti novità sul popolare dating show di Canale 5. È tempo di cambiamenti a Uomini e Donne. Dopo la decisione della redazione di non diffondere più le anticipazioni, è arrivata un'altra notizia davvero incredibile: Tina Cipollari da opinionista passerà a tronista. Qualche giorno fa la Vamp ha annunciato in trasmissione di essere tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Chico Nardi. A quanto pare Maria De Filippi ha preso la palla al balzo facendo una proposta alla Frusinate: far scendere dalle scale dei corteggiatori per Tina. Questo clamoroso comunicato è apparso qualche ora fa sui profili social del dating show, stupendo tutti gli utenti. Quindi la nemica di Gemma tornerà a rivestire i panni di tronista per la seconda volta. La prima occasione fu nell'edizione 2001-2002 quando corteggiava il signor Roberto. Quella volta la Cipollari aveva scelto Daniele, ma purtroppo la loro storia sentimentale durò meno di 15 giorni. Dopo qualche tempo, la De Filippi le diede la possibilità di diventare opinionista ufficiale e in quel ruolo ha conosciuto Chicco. Subito dopo tra i due è nato un grande amore. Gemma e Tina, entrambe alla ricerca dell'amore. Sicuramente i vari corteggiatori, che arriveranno in trasmissione per Tina, faranno parte del trono ovvero. Nelle puntate dedicate ai senior, la Vamp ha maggiore visibilità grazie ai continui scontri verbali con Gemma. Ora che la Cipollari è alla ricerca della sua anima gemella, i battibecchi tra le due donne cresceranno sempre di più. Ultimamente entrambe sono arrivate al limite e addirittura hanno sfiorato la rissa in studio a causa del cavaliere fiorentino Giorgio Manetti. Ecco il post sulla pagina ufficiale Facebook di Uomini e Donne. Gossip, ecco perché Tina si è separata da Chicco. Ma per quale motivo la Cipollari e l'hair stylist Chicco Nalli si sono separati? I due sono stati insieme per ben 16 anni, 13 da sposati, e hanno messo al mondo tre bellissimi figli maschi, Mattias, Francesco e Gianluca. Qualche settimana fa è stata la stessa opinionista a svelare la loro crisi attraverso un'intervista al periodico Di Più. La donna ha dichiarato che dopo tanti tira e molla, ha deciso di chiudere definitivamente il suo matrimonio perché si è resa conto di non amare più il suo compagno. È stata una decisione molto sofferta ma presa per il bene dei bambini. Se desiderate conoscere altre informazioni sul nuovo ruolo di Tina a Uomini e Donne, continuate a seguire questo sito.